Iniziamo la puntata di oggi con una ricetta facilissimissima, i pisci d'uovo. Cosa sono i pisci d'uovo? Ve lo spiego dopo. Intanto vi elenco gli ingredienti. Uova, parmigiano, latte, menta, pane raffermo, sale, salsa di pomodoro, pepe e olio extravergine d'oliva. Iniziamo subito prendendo gli attrezzi del mestiere che ci serviranno per fare i pisci d'uovo e vi spiego subito di cosa si tratta. I pisci d'uovo altro non sono che delle frittatine che noi chiamiamo appunto pisci d'uovo perché l'uovo nella storia era considerato un po' il pesce dei meno abbienti che, non potendosi permettere il pesce, utilizzavano le uova per fare comunque una pietanza bella sostanziosa perché hanno all'interno la mollica di pane, il parmigiano e poi le serviremo con del sugo di pomodoro. Mi ricordo che mia sorella Ivana da bambina mangiava queste frittatine solo ed esclusivamente col sugo di pomodoro perché copriva il sapore dell'uovo che lei non amava moltissimo e quindi ho proprio un ricordo davvero antico ma sempre attuale di questa ricetta. È semplicissima, sbattiamo le uova e aggiungiamo il parmigiano, il latte, la menta e il pane raffermo e saremo pronti per la frittura. Aggiustiamo di sale. Prendiamo il pane e ricaviamo la mollica. Ammolliamo la mollica con il latte. Strizziamo il pane. Mettiamo dentro. E siccome il latte nell'uovo ci sta benissimo, metto anche questo così siamo a posto. Mi sciacquo le mani e completiamo l'opera. Prima di finire di mettere gli ingredienti in ciotola, comincio a scaldare l'olio. Aggiungiamo il parmigiano. La menta. Potete usare indifferentemente o la menta o il prezzemolo. Io amo la menta, lo sapete, e quindi metto la menta. Aggiustiamo di sale. Mescoliamo il tutto. Dimenticavo il pepe. Deve venire un composto corposo, deve essere bello spugnoso, mi raccomando. Il composto è pronto, aspettiamo che l'olio si scaldi bene e poi friggeremo. Prontissimi!
Ci siamo quasi, guardate che bel colore dorato che hanno raggiunto, sono gonfiate, sono sofficissime, alcune ancora hanno bisogno di colorarsi ma sono cotte. Tiriamo fuori le prime e poi entra in scena lei, la salsa di pomodoro che servirà a coprire il sapore dell'uovo. Non è vero? Così diceva mia sorella, che adesso le mangia anche senza sugo. Invece servirà soltanto per esaltarne ancora di più il sapore. Eccoli, anzi, prontissimi, sistemo e li serviremo con il sugo di pomodoro. Metto un velo di pomodoro nel nostro piatto, che ovviamente ha la forma di un pesce, perché un pisci d'uovo era perfetto così. E mettiamo le nostre frittate. Aggiungiamo ancora salsa. Chiudiamo. Signore e signori, è con grande semplicità che vi mostro per la prima volta i miei, ormai nostri, pisci d'uovo. E con i pisci d'uovo tutta la Sicilia è a tavola. Per fare i pisci d'uovo ho rotto in una ciotola le uova e le ho sbattute, aggiungendo la mollica di pane ammollata nel latte e un goccio di latte stesso, il parmigiano grattugiato, la menta, sale e pepe. Dal composto ottenuto ho ricavato delle frittatine che ho fritto in padella con olio extravergine d'oliva. Infine ho servito con salsa di pomodoro.